Benvenuti alle passioni di Elisabetta. Voglio spiegarvi in questo video tutorial come fare il punto cocò. È un punto molto semplice che ho usato per realizzare il progetto della borsa La Preziosa. È un punto molto semplice, come dicevo, perché è composto da due righe che si ripetono alternando i punti a maglia bassa e a maglia bassissima. Potete lavorare questo punto sia agganciandovi ad una base come ho fatto io e trovate nella sezione borse il video tutorial della borsa La Preziosa, quindi potete prendere come riferimento cosa intendo per agganciarvi alla base, oppure potete lavorare tranquillamente un pannello appunto cocò separato e creare un progetto diverso da quello che ho creato io. Si parte da un numero di catenelle se lo lavorate separatamente, se invece vi agganciate facciamo in tutti e due i casi un giro di maglie basse di preparazione per poi seguire la lavorazione appunto cocò di queste due righe che vi vado a mostrare tra poco. Una cosa importante da tenere sempre a mente è di lavorare questo punto a maglia larga, perché lavorando una lavorazione larga, perché tende a stringersi, quindi rischiate, se lavorate, avete una manualità un po' stretta, rischiate di partire con una larghezza per poi ritrovarvi alla fine del vostro pannello con una lavorazione molto più stretta. Ho fatto questo campione appunto per mostrarvi come deve essere il punto, si lavora avanti e indietro, e questo è il dritto del lavoro. Se lavorate a un pannello separato per una creazione diversa da quella che ho fatto io, potete anche decidere di scegliere il rovescio come punto principale, come trama per la vostra creazione. Ho fatto anche un campione per mostrarvi che questo punto si può lavorare tranquillamente con altri tipi di filati. Questo campione che ho fatto è lavorato con un filato di cotone e un uncinetto numero 3. L'unica cosa che vi consiglio è sempre di fare un campione per qualsiasi tipo di lavorazione o punto per capire che tipo di uncinetto è meglio da usare. Per questa lavorazione io ho usato un uncinetto 4,5 lavorando con un cordino tie. Ho scelto di lavorare con il 4,5 per avere una lavorazione più fluida. Adesso vediamo insieme tutti i passaggi da usare nel dettaglio per creare e lavorare il punto cocò. Dopo aver lavorato il numero di catenelle che vi serve se lavorate un pannello separato, e se invece lavorate agganciandovi ad una base, lavorate in tutti e due i casi una riga di maglie basse. Quindi, dopo aver fatto questi due passaggi, facciamo la prima riga per ottenere il punto cocò. Per cui facciamo una catenella per girare, giriamo il lavoro e lavoriamo in costa davanti il primo punto sottostante che abbiamo lavorato in precedenza, iniziando una maglia bassa seguita da una maglia bassissima e alterniamo una maglia bassa, una maglia bassissima per tutta la riga in costa davanti. Terminata la prima riga, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo la seconda riga in costa dietro e dove abbiamo lavorato nel giro precedente la maglia bassa, lavoriamo la maglia bassissima. Dove abbiamo lavorato nel giro precedente la maglia bassissima, lavoriamo la maglia bassa. Quindi io ho terminato il giro precedente con una maglia bassissima, adesso in costa dietro inizio con una maglia bassa.
Nella seguente, in costa dietro, seguo con una maglia bassissima e continuo così per tutta la seconda riga. Fatta la riga 1 e la riga 2, ripetiamo tutte e due, la 1 e la riga 1 e la riga 2, ripetiamo così questi due passaggi per tutta l'altezza che ci serve del nostro pannello. Facciamo una catenella, giriamo e ricominciamo. Incosta davanti, questo sarà il dritto del nostro lavoro. Incosta davanti. Dove abbiamo fatto una maglia bassissima, facciamo una maglia bassa. Dove abbiamo fatto nel giro precedente la maglia bassa, facciamo la maglia bassissima. Mi auguro che questo video tutorial vi sia d'aiuto per le vostre creazioni. Vi saluto e a presto al prossimo video tutorial.